Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Scusate l'orario, ma fa troppo caldo durante il pomeriggio, quindi lo sto facendo questa sera, questo video, in modo che sia leggermente più fresco, ma è caldo lo stesso. Questo video è per darvi una notizia. Ho fatto una pazzia, davvero, ho fatto una grandissima pazzia. Ho venduto la moto. Ma prima di continuare, ricordatevi di iscrivervi al canale, per attivare la campanella e seguirmi anche su Instagram. E andiamo con la sigla. Ebbene sì ragazzi, ho fatto una grandissima pazzia, mi sono innamorato di una nuova moto, non ve lo dico adesso, ma magari molti di voi che già mi seguono su Facebook hanno già intuito o già sanno qualcosa. Sì, ho fatto una grandissima pazzia, ma mi sono innamorato di questa moto. Mi sono innamorato di questa moto perché, non ve lo dico perché sennò ve lo scoprite, ma sono qui anche a fare questo video per dirvi che la moto è in vendita, la troverete in vendita presso Harley Davidson Golden Hills di Arezzo. Vi lascio qui in descrizione il numero per poter chiamare, chiedete di Marco o Bruno. La moto la conoscete, l'avete vista in tutte le salse, sia su Instagram che su YouTube. Vi spiego però gli accessori che lascerò in questa moto e gli accessori invece che leverò e che ho venduto a parte. Bene, come vi ho detto, ecco gli accessori che toglierò dalla moto. Prima di tutti lo scarico della Vance Nines, le pedane della Moons MC, quelle dorate, il crash bar di Marco Stripoli, che lo conoscete tutti, che fa questi accessori per sia per sposter ma anche per lo rider, crash bar, CC bar e tutto il resto, bellissimi. Toglierò anche il manubrio della Wild Chubby, che è già venduto, e toglierò anche la cover in carbonio nella console centrale. La sella della Sediment la toglierò e rimetterò la sella originale. Le pedane passeggero le toglierò. Naturalmente il Ride by Wire School lo toglierò, lo metterò nella nuova moto. Tappo benzina, quello piatto, lo toglierò, lo metterò nella nuova moto. Il faro della Custom Dynamic, pagato intorno ai 250 euro, lo toglierò e lo metterò nella nuova moto. Già da qui capite, vi ho dato un piccolo indizio. Adesso vi dirò invece gli accessori che terrò in questa moto. Cupolino della Memphis Shade con il suo faro già montato. Le manopole, queste qui Harley Davidson, le rimetterò sul manubrio originale. Le borse della SV Motec rimarranno gli attacchi qui, le borse rimarranno qua, avranno anche i due sacchetti antipioggia da mettere internamente. Il portatarga inclinato con le frecce abbinate della Barracuda, quindi questo rimarrà direttamente. Le frecce, quelle che rimangono accese come posizione, dentro c'è il, diciamo, la cupolina con il doppio attacco tipo americano, in modo che la posizione rimanga sempre accesa. Questo rimane qui nella moto. Non vi ho detto che le leve, frizione e freno più corte della Moons MC le toglierò. Bene ragazzi, questi sono gli accessori che toglierò e gli accessori che lascerò.
Vi ripeto che la moto sarà disponibile da settembre, metà settembre e fine settembre presso Harley Davidson Golden Hills. Vi ripeto, vi lascio i contatti qui sotto. E ragazzi, sì, ho fatto questa pazzia, però mi conoscete, anche voi siete nella stessa barca, quando dipende la pazzia la fai, purtroppo è così. Ragazzi, io vi aspetto al prossimo video, mi raccomando state sincronizzati, iscrivetevi, perché a settembre ci sarà la nuova moto e la voglio scartare insieme a voi. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.